Subito aumento delle autorizzazioni alle aziende che si occupano di rifiuti e apertura di altri siti di smaltimento, poi revisione degli impianti toscani da potenziare attraverso la realizzazione di un termovalorizzatore. Sono le richieste che il distretto tessile pratese porterà all'attenzione dell'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni il prossimo 4 luglio per risolvere l'imbarazzante problema della valanga di scarti tessili stoccati nei piazzali o anche dentro alle ditte in attesa di ritiro e ai costi lievitati esponenzialmente. Il vertice vedrà la partecipazione del presidente della provincia di Prato, Matteo Biffoni, e dei rappresentanti di Confindustria Toscana Nord, CNA e Confartigianato. Piccole e grandi imprese, infatti, sono alle prese con lo stesso problema: liberare i propri spazi produttivi dall'ammasso degli scarti di lavorazione che dal 1 gennaio sono diventati rifiuti speciali e che, come tali, devono essere smaltiti separatamente rispetto all'ordinario e da parte di ditte specializzate, tra cui Programma Ambiente, controllata dall'azienda pubblica Alia. Il sottodimensionamento toscano di impianti e siti di stoccaggio, uniti al sequestro della discarica del Cassero nel Pistoiese, è un'evidente sottovalutazione della portata della deassimilazione dello scarto tessile in una realtà produttiva particolare come quella pratese, hanno paralizzato il sistema e alimentato gli abbandoni. Oggi una ditta può attendere anche 3 settimane prima che l'incaricato si presenti a ritirare i sacchi neri. I costi sono lievitati. Prima della partenza della deassimilazione, le associazioni di categoria avevano firmato varie convenzioni che attestavano il prezzo attorno ai 170 euro a tonnellata. Ora siamo a 230 con punte di 250. Infine, ma non meno importante, la presenza di sacchi neri dentro e fuori alle aziende si scontra con la garanzia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un problema diventato evidente pochi giorni fa a tavola quando un incendio